Buonasera a tutti i telespettatori da Marco De Luca e benvenuti alla TG Nord. Apriamo il nostro telegiornale con questa intervista al presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni a margine dell'insediamento del Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni. Per noi c'era Ilaria Tettamanti, vediamo. Io ho già detto quello che penso, è una decisione quella presa dai deputati e dai senatori del PDL che può portare, se confermata, ad una novità rilevante sul piano politico, cioè alla fine del governo Letta e magari a nuove elezioni. Noi siamo all'opposizione del governo Letta come Lega e quindi sosteniamo ogni azione che va in questo senso. Riteniamo il governo Letta un governo che sta facendo male, sta facendo contro il Nord. E quindi se c'è un'iniziativa utile per sostituirlo con un altro governo, io la sostengo questa iniziativa. Questo è il motivo per cui guardo con interesse quello che sta succedendo e spero che il PDL vada fino in fondo. Non sono sicuro di questo, ma spero di sì. Quindi un altro governo, non necessariamente le elezioni anticipate? No, per me la scelta principale è le elezioni anticipate, naturalmente, però non dipende da noi, dipende dal presidente Napolitano. Dovrebbe fare questo, secondo lei, adesso? Secondo il passaggio formale? Ma mi sembra chiaro che non solo la dichiarazione del PDL, ma anche il fatto che hanno raccolto le firme ieri sera sia un atto, una mozione di sfiducia palese nei confronti del governo. E quindi Letta dovrebbe fare solo una cosa, dimettersi, rassegnare le proprie dimissioni al presidente Napolitano. Poi Napolitano potrà decidere di rimandarlo alle Camere, di sciogliere le Camere, di fare qualunque cosa, ma una così evidente presa di distanze dal governo, quale le dimissioni di massa, portano ad una sola logica conseguenza, le dimissioni del governo Letta. No, sul Corecom. Sì, si insedia oggi un'istituzione in Lombardia molto importante perché la comunicazione è uno dei temi più delicati da gestire. Abbiamo scelto persone con il curriculum adeguato, persone che sapranno certamente svolgere il proprio ruolo con indipendenza e autorevolezza. Sono molto soddisfatto della scelta che abbiamo fatto e ho voluto augurare loro buon lavoro nella giornata di insediamento. Grazie.